Sabato 1 ottobre siamo qui alla sesta manifestazione della Porchetta Day. Il luogo è soprannominato Alcatraz. Siamo qui con i due diciamo così titolari della manifestazione, che sono Igor Bazzani e Marco Leonesi. Questo è il nuovo cartellone pubblicitario della manifestazione. Ringraziamo tutti di essere venuti, speriamo che si divertano tutti come tutti gli altri anni e speriamo che vada bene. Direi che andrà bene senz'altro, visto la partecipazione, che siamo ancora in anticipo sull'orario del pranzo, però gli altri anni c'è sempre stata una grossa ma grossa manifestazione. Igor Bazzani, due parole. Io ringrazio tutti quelli che vogliono venire, che verranno, un buon appetito a tutti e un buon divertimento. Che è con una tuta molto sgargiante e ha portato un po' di limoncello. Un po' di limoncello, perché se non c'è da bere, dico, l'avevamo preso. Non siamo sicuri che sia da bere, capito? No, sarà compito nostro riferire, però. Abbiamo qui Beppe, titolare della famosa, possiamo dirlo, gastronomia da Beppe. Qui abbiamo un primo piano sulle varie cose che ci saranno oggi date da mangiare agli invitati. Beppe, due parole su questa festa, dato che è già diversi anni che... La sesta edizione della Rockabilly, la festa di Vergato, organizzata da Igor Bazzani e Leonesi, con tutti gli amici. Festa rock, divertitevi, mangiate. Molto bene Beppe, sarà compito nostro illustrare le varie gastronomie qui esposte sul tavolo degli invitati. Ci sediamo anche perché vogliamo fare una piccola intervista con due paroline. Sappiamo che lei è il grosso sponsorizzatore di questa festa, è vero? Io non so più niente. Quest'anno sta meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso non siamo venuti perché stavo poco bene. Siamo qui alla Conosco, la Conosco, siamo qui con la nonna di Rufus, vorremmo sapere cosa ha portato quest'anno. Quest'anno ho portato i tortelloni solo. Come mai? Perché sono stata poco bene e non ce l'ho fatta fare gli altri. Ah, beh, che mi fa vedere per cortesia. Per bacco, sono qui nella cesta, aspetti che le mettiamo sul tavolo. Amore, noi la riprendiamo anche qui. Ecco. Sono fatti con? Con mandorla, il ripieno è mandorla, anice. Notiamo con disappunto che all'angolo degli aperitivi l'altro anno avevamo una bella ragazza, quest'anno abbiamo un mezzo orsetto qui che... I'm an old boy.
Ci siete là in fondo? Siete più numerosi dell'altro anno, siete stati male, non tornate. La roba era scaduta, complimenti, avete mangiato tutto. Buona, grazie, arrivederci. Dai ancora, amici, meglio, meglio. Ci siete là in fondo? Non lo so. Questo va. No. Ringrazio tutti, divertitevi, basta, dai. Ragazzi, fate un applauso. E un bel giorno, grazie di essere qua. Speriamo anche nel prossimo anno e che duri sempre. Grazie alla regia. Siete un branco di cioccolatai. Ma buono, dai, buono. Allora io vorrei ancora un grosso applauso, esatto. Vedere se ancora sarà in forma come ora. Allora poi allora allora questo non volevamo vederla, questa cosa qui, che si sono abbracciati fra due maschi, una cosa un po', però nella festa è tutto. Vediamo che Gangio non è riuscito a finire il prosciutto là. Ma il primo piano. Lei in moto o in Vespa? Io sono in moto. In moto? Moto. Pensavamo che anche lo signore fosse in moto, ma... li intervistiamo per sentire i dolci. I dolci sono perfetti, la giornata è magnifica, grazie Igor, grazie Rufus. Esatto, grazie mille a tutti. Notiamo con piacere le ultime arrivate, conoscenti di Igor Bazzani, tutte e due useremo stile. Ecco, facciamo un bel primo piano, le signorine, è compito nostro intervistarle almeno per sapere nome e cognome. Chiedo scusa. Grazie, mi parlo. Alice. No, la TV, scusi. Bellissimo, grazie. Silvia, ciao. Cosa
siamo arrivati adesso, adesso ci ambientiamo, poi torniamo. Sarà compito nostro in sentire di fare una qualche ora. Grazie. Due parole, avete sedato. Siamo pagati per tre ore, abbiamo prima roba. Chiediamo il bis. Oh Madonna! No, fermi! Fermi tutti qui! Ha ceduto! Non sappiamo cosa ha ceduto! Ha ceduto la sedia! È la sedia che è andata! Ecco il corpo del reato! La gamba! E poi ancora presto e non è finita. Qui abbiamo assistito in diretta a una, è stato un attentato. Il corpo del reato. Le seggiole sono nate per sopportare un peso di 80 kg, 90 al massimo, qui evidentemente la cena ha superato i limiti. No, vorremmo sapere com'è andata. È stato un incidente. Ci dica il suo parere, un incidente di percorso. Un incidente di percorso. Fabretto, intervistiamo. Che ci dica qualcosa, com'è andato l'incidente? È stato bianco, cioè, non stava fermo. Abbiamo assistito in diretta al cedimento di due sedie. A voi studio centrale. Sono l'Olerum! Io voglio, e ciò! Sì, ci scusi signorina, non l'abbiamo notata, evidentemente prima non c'era qui alla ferie. È arrivata adesso, sì. Ci dica qualcosa, le sue impressioni. L'infermiera è bianco rosso vuole, ha detto che non lo sa ancora. Bella festa, come sempre, come tutti gli anni, bella gente, belle persone e ci divertiremo. Lei è arrivata adesso, allora beati gli ultimi, insomma, beati gli ultimi. Sono le 19, la festa volge al termine. È stata una giornata magnifica, piena di belle cose, qui dal Alcatraz per il Pocchetta Rock and Roll
E in occasione del Rock Billy chiudiamo il nostro servizio. Un appuntamento al prossimo anno. Qui il vostro inviato, a voi studio. Dopo che lei ha intervistato tutte queste magnifiche persone, vorremmo sapere anche un suo pensiero su questa festa. Questa è una festa mega galattica. Dal momento che non si spende niente, si mangia, si beve e ci sono anche delle crescenti, penso che anche il prossimo anno il numero sarà in aumento. Grazie tante. Ciao Valerio, un bacio.